Una buona giornata a tutti. Un piccolo ritorno, tanto per illustrare un po' quella che è la situazione attuale di questo canale. Io non riesco a fare le live, non ho più gli strumenti tecnici e poi non so, non mi piace molto fare le live, nel senso che così rispondere a raffica a domande che vengono fatte, poi vedo che insomma anche nelle live che ho avuto modo di osservare le domande sono spesso così, su piccole informazioni, così insomma mi pare che non ha molto senso. Una cosa che invece mi piacerebbe eventualmente fare, se qualcuno ha voglia, anche con i narratori, insomma, che sempre più numerosi ormai, no, affollano il YouTube, è quella di fare, non so, tipo un hangout, insomma. Non lo organizzo io perché non ho tante capacità tecniche di organizzare un hangout, ma se qualcuno mi invita ad un hangout, magari volentieri ci partecipo. Creare un discorso, magari a due o a tre, in cui giri, in cui ognuno chiarisca anche quello che è la sua modalità di approccio a una cosa come la narrazione, che si presta a diversi modi di essere interpretata. Oppure è così, insomma, il meccanismo dell'intervista. Nell'intervista c'è spazio per parlare con più libertà, per rispondere a domande in maniera più approfondita. Qual è il momento storico di questo canale? Abbiamo festeggiato i 21.000 iscritti, festeggiato no, non li abbiamo festeggiati, ma insomma li abbiamo sorpassati, anche se di poco. Li abbiamo sorpassati lentamente, per la verità, insomma dai 20 ai 21.000 è stato abbastanza lungo arrivare, e che vuol dire che il canale non sta crescendo dal punto di vista degli iscritti, penso io, come potrebbe, forse anche come dovrebbe, ma pazienza, insomma questa è la realtà dopo che è stata fatta questa grande pulizia, insomma. Perché succede questo? Non lo so, probabilmente per una serie di motivi. 21.000 comunque sono un numero già interessante, confrontandolo oppure facendo un rapporto tra i 21.000 iscritti e i 21 anni, si potrebbe quasi definirlo la maturità del canale, insomma, no? Magari dopo una certa età, dopo che si è raggiunto la maturità, si cresce anche meno. Ma io penso che anche il mio canale possa essere meno interessante per una popolazione giovane. Il mio canale spesso si rivolge di più, o vedo che insomma attira più l'attenzione o l'interesse di persone meno giovani, magari di professionisti per lo più, insomma. Gente che abbia con la letteratura un approccio di maggiore curiosità, di maggiore indagine dal punto di vista dei vari aspetti, delle varie tematiche che affronta la letteratura, insomma, no? Più che non della letteratura d'avventura oppure delle storie, del fantasy, insomma, no? Quindi attira meno i giovani. E secondo me i giovani sono la parte fondamentale, cioè sono quella che fa i numeri su YouTube. D'altronde il mio scopo non è quello di fare numeri, ed ecco che vengo anche a un'altra specificità di questo canale che mi pare lo differenzia anche da altri canali che stanno avendo anche successo dal punto di vista della loro presenza su YouTube, che si caratterizzano come canali in cui avvengono narrazioni, in cui si leggono libri. Non è un canale che si propone una finalità e che si proponga una strategia, cioè non è un canale che gioca su un progetto come nella modernità. Insomma, nella modernità tutto avviene attraverso un progetto, individuare una meta, uno scopo e trovare la strada più breve per arrivare a quella meta e a quello scopo. Così diceva anche Farinelli, insomma, no? Quando distingueva tra la modernità, cioè tra un modo di essere della modernità che si basa sul progetto, cioè la realtà viene costruita sul modello di un progetto. Prima c'è il progetto, poi c'è la realtà.
A differenza di quello che succedeva invece prima della modernità, cioè parlo prima del 400, prima dell'invenzione della prospettiva lineare, Brunelleschi. Prima succedeva che invece le cose avvenivano senza un progetto, avvenivano per necessità intrinseca delle cose stesse. Lui fa l'esempio di Marco Polo, come esempio di quest'ultimo evento. Marco Polo che prendeva, viaggiava, andava, stava via un tempo indeterminato. Se succedeva qualcosa, deviava. Se era necessario stare qualche anno in quel posto, ci stava, poi ritornava. Non sapeva se sarebbe poi ritornato a Venezia o meno, insomma, no. Usava i mezzi che trovava e andava. L'alternativa, l'opposto, è invece il viaggio di Cristoforo Colombo. Deve raggiungere le Indie e per raggiungere le Indie deve starci il meno tempo possibile e deve fare un viaggio che sia il più diretto possibile, insomma. Deve trovare la traiettoria che congiunga i due punti, quello della meta e quello della partenza, che sia il più breve possibile. Quindi la traiettoria più breve tra due punti. E lo scopo. Il viaggio è indirizzato ad uno scopo ben preciso. Ecco. Allora, il mio canale non si propone uno scopo ben preciso. Sarebbe un po' strano, no? Perché io non sono più un ragazzino, sono 70 anni ormai, tra poco compio 70 anni. Allora, la mia vita l'ho fatta, il mio percorso l'ho fatto, quello che dovevo fare l'ho fatto. E quindi questa attività è un qualcosa che faccio anche per stabilire una serie di rapporti con voi che mi ritornano attraverso i vostri commenti, attraverso i vostri apprezzamenti, sapendo che questa cosa può farvi compagnia, può arricchire anche in qualche modo certi aspetti della vostra vita, senza un progetto chiaro. Cioè, progetto chiaro vorrebbe dire decidere quante ore stare, quanto dedicare, che libri leggere, che sia più conveniente leggere, quali siano i libri da leggere perché siano i più graditi a voi, perché facciano più numeri possibile per arrivare, che so dove, a utilizzare questo progetto per altri progetti nella mia vita. Quindi questo come un trampolino di lancio per fare un qualcos'altro, e che vuol dire avere una carriera, insomma, no? Fare questo per lavoro, come professionismo, e quindi utilizzare YouTube per poter poi, come dire, avere altre commissioni per fare altre cose in cui guadagnare. Questo è lavorare secondo un progetto, no? E allora si studia scientificamente questo progetto e si mettono in atto i mezzi più adatti per realizzare questo progetto, si cercano le collaborazioni, non si fa magari tutto da soli perché si cerca anche la forma. È chiaro che se io devo registrare per un committente, devo farlo in uno studio, devo farlo in un posto in cui la qualità del prodotto sia di un certo tipo. Ormai non è più possibile non vendere qualcosa che non abbia un determinato standard di qualità, no? Tutto questo nel momento in cui si lavori a progetto, in cui il progetto sia la cosa fondamentale. Per me non è così, no. Io non ho un progetto da realizzare, non so dove andrò, non so quale sia la mia meta, non so se tornerò o no, nel senso se a un certo punto smetterò di fare quello che sto facendo, se continuerò a farlo fino a quando, ovviamente anche quando cominci ad avere una certa età, anche la tua voce diventa meno prestante, no? Meno potente, meno giovane, insomma, meno brillante. E poi le scelte che tu fai non sono più legate a ottenere un determinato risultato. Leggi quel libro perché ti aspetti che da quel libro avrai quel certo numero, quelle certe migliaia o decine di migliaia di visualizzazioni che ti daranno, eccetera, eccetera, che ti permetteranno di monetizzare, eccetera, eccetera. Leggi quel libro perché ti piace quel libro, perché quel libro ti emoziona e vai di passo in passo, nel senso che stamattina ti svegli e hai in mente quella suggestione, e quella suggestione cerchi di trasformarla in una lettura, cerchi di, come dire, di trovare la lettura che più corrisponde al tuo stato d'animo di quel momento, e magari in questo modo cerchi o provi a dare un suggerimento a qualcun altro
che non avrebbe mai pensato a quella lettura, insomma, no? Quindi fai un percorso che è molto tuo, individuale, insomma, no? Spesso non coerente, perché salti di qua e di là, puoi toccare vari punti, vari momenti della letteratura, vari aspetti, vari generi in qualche modo. A volte puoi anche essere trasgressivo, insomma. Questo fa parte, no? di questo andare senza una meta precisa, senza uno scopo, che è quello che succedeva, diciamo così, prima della modernità. E il mio canale ha questo un po' di caratteristico, no? E su questa caratteristica si basa anche la mancanza di professionismo. La mancanza di professionismo che si vede nel fatto che non registri in uno studio, non hai una qualità audio tale da essere perfetta, e nello stesso tempo non c'è una perfezione neanche, e nello stesso tempo, come dire, si possono sentire delle imperfezioni, si possono sentire dei fiati, si possono sentire anche dei rumorini. Nel video, non tutti i video sono sovrapponibili come qualità, a volte la registrazione viene meglio, a volte viene peggio. Provi a cambiare certi strumenti, no? A volte un registratore, a volte un'altra, quindi succede, poi progredisci un pochino, a volte riesci a scoprire delle cose che migliorano un po' la qualità, cerchi di adottarle, poi vedi che funzionano e che non funzionano, insomma si va a tentoni, e soprattutto si fa tutto da soli, no? Quindi non hai il tecnico audio che ti aiuta, non hai il collaboratore che ti fa, insomma cerchi di fare tutto da solo, insomma non hai l'esperto che ti consiglia come fare, come raggiungere, insomma non nemmeno ti presti ai suggerimenti che ti dà YouTube per vendere il prodotto che fai, no? Quindi il tuo prodotto è un qualcosa che metti a disposizione e che ha queste qualità che possono essere negative da un certo punto di vista, nel senso che mancano di quella perfezione che ormai si richiede ai prodotti industriali, ma che hanno il sapore di un prodotto artigianale, hanno il sapore di qualcosa che non è perfetto, come era il lavoro dell'artigiano di una volta, che non era un lavoro perfetto, ma aveva appunto questa cosa particolare che non si trovava da altre parti, che era l'artigianalità, l'unicità di quello che ne veniva fuori. E anche la piccola imperfezione, mettiamo i vinili di una volta, no? Questi frusci, queste cose, però davano al prodotto un sapore diverso. E in più, scegliendo non attraverso una logica di convenienza, ma scegliendo quello che si propone attraverso, possiamo chiamarla una logica del cuore, oppure della mente anche, ma insomma una mente che è rivolta al sentimento più che non al calcolo, ecco, non a una mente calcolante, è più facile che venga fuori l'emotività, cioè è più facile che il discorso, che la lettura che ne viene fuori sia una lettura che possa essere più coinvolgente, meno distaccata. Qual è la nostra realtà ormai, no? Di persone che facciamo, che produciamo contenuti per YouTube. Federico Rampini paragona, insomma, coloro che fanno contenuti per YouTube, e io ritengo di essere uno di questi, bene o male, visto che la cosa prende tempo, prende molto più tempo a volte di quello che fa un piccolo video e raccoglie intorno a quel video milioni di visualizzazioni, insomma, io ne raccolgo poche, però il tempo che dedico a questa cosa qua è molto maggiore. E i contenuti mi sembrano più interessanti per chi li voglia raccogliere. Da questo punto di vista noi siamo considerati dei servi della gleba, nel senso che non ci viene praticamente niente di ritorno dal lavoro che facciamo, insomma,
Sai chi ha scritto una canzonetta negli anni 60, 70, 80, 90, che so io, e continua a vivere di rendita sui proventi di quella canzonetta, magari ha scritto solo il testo oppure ha scritto. Bene, noi insomma, quello che facciamo, se posso quantizzare con di quello che sto facendo adesso, come monetizzazione da YouTube arrivano 30 euro al mese. 30 euro al mese. Allora, voglio dire, è chiaro che chi ne può guadagnare da questi contenuti non sono certo io, non è l'euro al giorno che mi arricchisce, no? Voglio dire, sono dei contenuti che entrano in una cosa che fanno sì che noi siamo dei servi della gleba, e tanto più quanto, diciamo, questi contenuti poi entrano in un circolo e attraverso questi contenuti altri molto più in su di noi, dal punto di vista della potenza economica, riescono a vendere pubblicità o altre cose e ad arricchirsi senza avere dato nessun contributo dal punto di vista dei contenuti. Siamo degli strumenti e sempre di più lo stiamo diventando. E in questo modo aumentano anche le differenze, dice Rampini, insomma, ci sono quelli che arricchiscono sempre di più. E gli artisti, i produttori di contenuti sono quelli che un po' alla volta si impoveriscono sempre di più. Quindi, insomma, a volte vedo, insomma, all'interno di YouTube è molto difficile, no? È molto difficile vedere una carriera nascere. Non dico per me, perché ormai io la mia carriera l'ho fatta in un'altra direzione. Ma, insomma, nonostante che sia molto difficile avere la prospettiva di una qualche carriera, che YouTube apra qualche dimensione di lavoro artistica remunerativa, spesso si vede che personaggi all'interno di YouTube, diciamo, si combattono magari con armi un po' raffinate, ma si combattono tra loro, insomma, è un po' la sorte dei polli di Renzo, insomma, non si va da nessuna parte. Il mondo sembra evolvere più in questo senso, verso un arricchimento di pochi e verso un impoverimento poi anche degli artisti, dei produttori di contenuti. Tanto più che faceva riferimento a Rampini sempre, per esempio, al fatto che i traduttori stanno diventando sempre più raffinati, sempre più i traduttori digitali. E da questo punto di vista, che succede tra poco, non ci sarà neanche più bisogno della figura del traduttore per tradurre un libro. Sarà tradotto praticamente in maniera automatica. E quindi un'altra categoria di persone probabilmente vedrà ridotto la propria possibilità di lavoro. E da questo punto di vista, allora mi chiedevo io anche. I sintetizzatori vocali probabilmente saranno sempre più raffinati, no? E essendo sempre più raffinati, magari riusciranno anche a, come dire, ad avere una voce un po' meno meccanica, e quindi potranno essere benissimo utilizzati per leggere in maniera accettabile tanti libri. Quindi anche la figura del narratore potrà venire in qualche modo compromessa, potrà avere un ruolo meno importante. Soprattutto di quali narratori? Soprattutto dei narratori che narrano in maniera meccanica, che leggono magari con una buona tecnica, con una buona tecnica, ma la tecnica spesso è riproducibile dal mezzo, è un po' meno col cuore, diciamo così, no? Allora la tecnica, se è fine a se stessa, è qualcosa che più facilmente viene riprodotta dalla macchina e quindi si sentirà meno bisogno di quel narratore che è soprattutto uno strumento tecnico, magari perfetto, ma uno strumento tecnico che segue quel determinato tipo di regole, quel determinato criterio, diciamo, perfetto ma freddo. Ecco, forse, penso io, più difficile sarà invece riprodurre l'emotività di chi narra, l'emotività di chi entra in un testo e lo fa proprio,
e trasmette il proprio sentire tramite la propria voce, proprio sentire quel testo e fa in modo che altri possano sentirlo, se non allo stesso modo, ma insomma, ricevere altre informazioni indirette, non verbali, oppure verbali, ma che non sono nelle parole del testo, ma fanno parte di un sottotesto, che è l'emozione che quel testo riesce a trasferire, il senso di bellezza che può venire dal modo di dire, di far sentire quel testo. Ecco, questo forse, secondo me, sarà più difficile da riprodurre attraverso un sintetizzatore vocale. Allora, da questo punto di vista, penso che anche il fatto di non essere, diciamo, un professionista, di avere dei limiti nella dotazione tecnica, insomma, no? Che ci siano delle imperfezioni anche nel prodotto, come ci sono in tutte le espressioni artigianali, non industriali, non perfette, bene, anche questo possa avere i suoi vantaggi, insomma, come stiamo andando a recuperare i vecchi long playing con i loro fruscii, con i segni della loro età, ma anche con quell'atmosfera alla quale ci riportano. Così anche le imperfezioni di un prodotto come il mio possono essere giustificate, diciamo, e possono avere il loro senso in questo modo di vedere. E anche possa essere giustificato il fatto di fare un lavoro di ricerca, di andare su testi che magari, come dire, difficilmente risulterebbero all'attenzione di tutti, oppure fare questo lavoro un po' magari dispersivo, ma di andare in cerca in tutto il territorio del racconto, insomma, di esplorare un mondo il più vasto possibile, certo, nei limiti di un'azione individuale. Allora, se posso dare una specificità del mio canale, è un po' questa, insomma, no? Questa che però capisco dal punto di vista del successo mediatico ha dei suoi limiti. Il mio modo è quello di andare per la mia strada, di fare le mie cose e soprattutto di essere poco attento poi anche a quello che fanno gli altri, insomma, no, ognuno è giusto che segua la sua strada e che faccia le sue scelte, i suoi percorsi. Nonostante questo, però, c'è qualcuno che vorrebbe che tu non ci fossi, perché proprio il suo modo di non è quello di farti una critica, così, insomma, benigna, nel senso che ti invita a migliorare una certa cosa, è proprio quello di distruggerti, insomma, a prescindere sarebbe meglio che tu non ci fossi. Questo fa pensare che dai fastidio a qualcuno, insomma, no? Non sto neanche lì a pensare a chi posso dare fastidio, insomma, è ovvio che si dà sempre fastidio a qualcuno quando sei presente. Ma al di là di questi, che sono, ripeto, pochi, come ho già detto altre volte, ma vedo che si ripete spesso, insomma, quando si dicono queste cose, la gran parte dei vostri apprezzamenti sono lusinghieri, insomma, e quindi un po' mi aiutano ad andare avanti, insomma. Anche se, appunto, diciamo così, i numeri, anche di cose, anche di pezzi che ritengo fatti bene, interessanti, che sarebbe bello che poteste considerare, che poteste ascoltare almeno una volta, sono numeri che rimangono sempre piccoli, no? Abbastanza piccoli. In passato sono arrivati a crescere. Adesso ho la sensazione che sia successo qualcosa per cui questi numeri difficilmente aumentano, insomma, difficilmente si muovono dall'ordine delle centinaia.
E a volte secondo me non meritano, meriterebbero di avere un ascolto maggiore. L'altra cosa che non capisco è di quelli che magari si tolgono dal canale a un certo punto, quando non hanno niente da rimettersi a rimanere nel canale. Materiale ne viene sempre aggiunto, uno può decidere di usarlo, di non usarlo, ma una volta che sei iscritto, e anche rimani iscritto, mi pare che non riceva nessun danno a rimanere iscritto, anche se non andrà a vedere di volta in volta i video che escono. Togliersi da un canale come questo, non lo so, mi sembra un gesto un po' masochistico, insomma, no? Che se ne pensi? Un'altra cosa che mi gratifica abbastanza è che coloro che mi hanno chiesto di interpretare le loro poesie o i loro racconti, in genere sono rimasti soddisfatti dal tipo di lettura. Riuscire a, come dire, a corrispondere, magari ad aggiungere anche qualcosa a quello che un autore dice o si aspetta, è un buon segnale per conto mio. Dopodiché tutto si ferma qui, tutto si ferma in un gioco del momento, senza un progetto, quindi senza un punto di arrivo, senza un divenire. È chiaro che fa piacere che se tu fai una cosa la vedano in più persone possibili, no? Ti dà il senso di aver fatto qualcosa di utile. Se fai una cosa dove impieghi energie, non hai guadagno e la vedono in 10, la cosa un po' ti lascia, no, ti lascia un po' così, insomma. Ma credo che questo succederebbe a tutti. Anche qua c'è da pensare che la realtà del mezzo di questa cosa qua porta a questo. Molte cose sono state fatte in questo canale e molte cose sono state anche tolte, purtroppo, come ho già spiegato. Però se avete nostalgia, qualcuno l'ha avuta e mi ha scritto, di riascoltare qualcosa di particolare che è stata fatta in questo canale, scrivetemi e chiedete e vi sarà dato, diceva qualcuno un po' di tempo fa. Quindi cerchiamo di mantenere dei contatti in questo senso. Non è possibile, evidentemente, per i motivi che ho detto, postare su YouTube queste cose, le cose che sono state fatte e che sono state scritte in momenti in cui l'autore non era ancora morto da 70 anni, quindi ancora sottoposto a copyright. Però se voi mi scrivete, siccome io il materiale ce l'ho, troveremo il modo per poter accontentarvi anche in queste richieste. Io mi sono buttato a leggere romanzi di un certo impegno, diciamo 50 ore, Fratelli Karamazov. L'ho fatto appunto perché non ho fatto il calcolo, perché mi sembrava che l'opera valesse comunque la pena. Altri non lo farebbero. Queste cose sono state fatte e hanno richiesto un tempo notevole, mesi di lavoro per me. Allora ci sono queste opere, le ho già citate, Fratelli Karamazov, Delitto e Castigo, I Promessi Sposi, Moby Dick, Umiliati ed Offesi, I Demoni. Bene, queste opere ci sono. Se qualcuno vuole, io posso anche farne un DVD o un CD, se ci stanno, MP3 naturalmente, e ve lo posso spedire. Tanto sono opere che non hanno diritti d'autore. Chiedete, se qualcuno è interessato ad avere per conto suo, diciamo, l'intero Delitto e Castigo, gli interi Demoni, gli interi Fratelli Karamazov, si possono comprendere in un DVD, in un CD, e uno se li può ascoltare
così come vuole, senza bisogno della connessione con internet, insomma, con il vantaggio di ascoltarli o di averli in un CD, di poterseli conservare, insomma. Cosa vi chiedo? Vi chiedo in cambio un piccolo contributo al canale. Io non mi vergogno di chiedere un piccolo contributo al canale. Non mi crea imbarazzo chiedere un contributo che comunque è al di sotto, è un contributo libero, che comunque è al di sotto di quello che è il costo, dove sarebbe possibile trovare, di quello che viene dato in cambio, insomma. Ecco, il contributo che vi chiedo è comunque inferiore al costo che dovreste pagare se comprate la stessa cosa in un altro store, della rete, insomma, no? Se qualcuno vuole contribuire liberamente, ripeto, anche con 1 euro, per me va benissimo, ne avrà in cambio qualcosa di più dell'euro che verserà come contributo al canale. Quindi non mi crea imbarazzo. Io non vendo gadget, non vendo magliette, non vendo queste cose qua, insomma. Vi propongo un piccolo contributo per avere in cambio qualcosa che vi può interessare, e che sicuramente paghereste di più in qualsiasi altra parte. E questo contributo non è tanto, ma mi serve per comprare anche quel minimo di attrezzature per poter fare e continuare a fare quello che faccio, cercando di migliorare il più possibile, insomma, sempre nei limiti di un lavoro artigianale, solitario, con i limiti ma anche con i pregi, secondo me, di questo tipo di lavoro. Io, come dire, vi consiglio, tanto per concludere questa chiacchierata, di fare questa riflessione. Vabbè, il discorso non vale tanto per video molto vecchi, perché se avete delle difficoltà all'inizio di ascoltare la mia voce, di ascoltare una lettura fatta da me, perché in qualche modo non vi convince molto, insomma, all'inizio, perché l'impatto può non essere dei migliori, nel senso che siete abituati a sentire leggere in un altro modo. Allora, quando sei abituato a leggere in un altro modo, c'è sempre una certa difficoltà ad ascoltare qualcosa fatto in maniera diversa. Io ricordo che quando ero abituato ad ascoltare, per anni avevo ascoltato il clavicembalo ben temperato fatto da Richter, quando l'ho sentito per la prima volta fatto da Glenn Gould, mi si sono un po' rizzati i capelli, no? Ma poi, quando mi sono abituato a sentirlo fatto da Glenn Gould, ho cominciato ad apprezzare anche Glenn Gould, continuando ad apprezzare anche Richter. Ma ho capito che sono due cose diverse, che non sono alternative, ognuna arricchisce l'altra. Ci sono modi di interpretare che, come dire, che si integrano a vicenda. Ecco, è una ricchezza sentire la stessa cosa letta da lettori diversi, com'è una ricchezza sentire lo stesso brano musicale interpretato da interpreti diversi, sempre che a loro modo siano convincenti. Ecco, io mi rendo conto benissimo, perché l'ho sperimentato più volte, insomma, no? Che il mio modo di leggere, siccome in qualche modo risente della mia formazione musicale, come volete, insomma, e non risente di una formazione attoriale, di un'educazione attraverso l'accademia, insomma, no? Con tutte le... che però conosco indirettamente, perché ho avuto a che fare con la recitazione attoriale, insomma, ho avuto la direzione di un buon regista, insomma, quindi alcuni accorgimenti li conosco, ecco, non sono proprio digiuno da questo punto di vista. Ecco, per concludere, insomma, questo modo di leggere, che all'inizio vi sembra così, insomma, strano, ostico, qualcuno dice lamentoso, qualcuno dice triste, eccetera, eccetera.
Ma se qualcuno di voi poi sta ad ascoltare, capirà che ci sono anche toni sarcastici, che c'è anche un'ironia che viene fuori. Insomma, spesso si adatta anche alle caratteristiche del testo, ecco. Si accorgerà che questo modo di porgere, se all'inizio, ripeto, sembra ostico, poi alla fine ti prende. E allora, e molti di quelli che mi commentano spesso dicono che poi una volta che sono abituati a questo non riescono a sentire altro. C'è però una difficoltà iniziale, come per molte cose, insomma, molte cose, io trovo che spesso anche le cose migliori all'inizio sono difficili da... le cose facili sono anche le più banali, no? Quelle che ti piacciono subito, la canzonetta che ti piace subito. È anche la canzonetta più banale, fatta sulla piccola melodia che è sul ritornello orecchiabile. Ecco, le canzoni più complesse, più difficili, e questo l'avevamo capito anche al Festival di Sanremo, no? Sono quelli che arrivano dopo uno, due, tre, quattro, cinque ascolti, e per questo anche li facevano ascoltare tante volte. Poi però scopri che quelle sono le canzoni che funzionano, che hanno più qualità, più contenuto. Questo io ritengo sia un po' anche qualcosa che emerge anche in quello che faccio io, insomma, con tutti i limiti, insomma, con tutti i limiti, ma d'altronde, insomma, se 21.000 persone tra di voi, poi se mettiamo anche gli altri canali, diciamo che si arriva a più di 22.000, 23, insomma, no? Si sono iscritte al mio canale, vuol dire che la cosa proprio indecente non è, altrimenti non ci sarebbero stati questi iscritti. E teniamo conto che la gran parte degli iscritti, anche di quelli che poi mi chiedono l'amicizia su Facebook, sono iscritti che hanno, come dire, una formazione per lo più universitaria. Quindi non sono proprio i ragazzini, insomma, no? Che si lasciano prendere dal primo impatto. Un saluto.